Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Buongiorno e bentrovati con il caffè di TRG. In questa nuova puntata torniamo in cucina della signora Giuseppina Baldinelli. Bentrovata Giuseppina, grazie per la sua cortese disponibilità. Che bella pianta che vediamo, ovviamente è la giornata della la festa delle donne, non poteva mancare la mimosa. Sì, beh, come simbolo floreale è il più adatto la mimosa. Però vediamo anche e un grembiule interessante. Buongiorno a tutte le donne. Eh sì, beh, come femminista, come antesignana del femminismo, ho pensato a Frida Kahlo. La mimosa è un fiore. E nulla lascia al caso, quindi, la signora Giuseppina. Che cosa ci prepara oggi? Immagino la sua sarà una ricetta a tema per questa giornata così importante. Eh sì, è la data che ha richiesto la ricetta. Ho pensato di fare una mini dolce mimosa, anche se i dolci non sono il mio forte, dico, ma l'8 marzo richiede il dolce adatto alla festa. Quindi la mimosa con la crema riempita. E allora iniziamo a capire prima gli argomenti e poi come prepararla, così magari nella giornata di oggi anche alcune delle signore che magari ci seguono riescono a riproporla per festeggiare questa ricorrenza. Partiamo dagli ingredienti e poi come procedere. A lei Giuseppina. Abbastanza semplice, perché il pan di Spagna naturalmente va preparato il giorno avanti. Io l'ho già preso pronto in pasticceria, quindi togliamo già un pensiero. Però iniziamo subito a preparare la crema. Metto subito a scaldare mezzo litro di latte che ho già versato qui e aggiungo la buccia del limone. Naturalmente solo il giallo, Allora, intanto noi, perché se poi la regia ce la ripropone, leggiamo gli ingredienti mentre Giuseppina sbuccia il limone. Allora, ingredienti torta mimosa, pan di Spagna, 4 uova, poi ci dirà lei, ecco, le varie dosi anche sì, per le uova, zucchero, certo, 4 cucchiai, farina 2 cucchiai utilizzeremo, certo, e poi latte mezzo litro e una buccia di limone, che è quello che sta proprio preparando Giuseppina per questa ricetta che si preannuncia già golosissima, e noi come sempre poi aspettiamo di fare l'assaggio per potervi dire la puntata successiva se effettivamente era buona o no questa ricetta. E devo dire, Giuseppina, che ci ha sempre preparato dei piatti assolutamente deliziosi, per questo la ringraziamo. Ma ecco, ripartiamo con la preparazione. Quindi ho messo a scaldare, non deve bollire, mezzo litro di latte con la buccia dei limoni. Adesso prepariamo le uova, però uso solo 3 tuorli, ecco, 3 tuorli interi. Le uova devono essere naturalmente fresche, infatti, e si vede la freschezza quando l'albume stenta a staccarsi dal rosso. E quindi 3 tuorli e un uovo intero. Perfetto. Ecco fatto. Adesso aggiungo 4 cucchiai rasi di zucchero. 3 e 4. E 1 o 2 cucchiai, quello dipende anche dalla di farina, perché la farina, alcuni usano la fecola di patate, è l'elemento astringente poi per la crema. Intanto tengo bene l'occhio anche sul latte, che non deve bollire. Ecco, perché come abbiamo detto non deve bollire. Ma deve essere
No, però deve essere abbastanza caldo. Qui prepariamo questo bello zabaglione. Praticamente uno si accorge che il latte è pronto quando il limone inizia a sprigionare i suoi aromi. Si comincia a sentire il profumo di latte e limone. Io lo lascio all'interno della pentola anche durante la preparazione della crema. Qualcuno lo toglie perché dice possono dar fastidio quelle scorze che abbiamo messo, ma in realtà rendono ancora più aromatico tutta la crema finale, il latte. Certo. Poi i miei, questi sono i limoni della mia pianta, si sente subito, sprigionano gli odori. Ecco, possiamo dire che il nostro latte, perché già l'avevo portato un pochino avanti prima con il calore, ma occorrono se no 5 minuti. Quindi sbattute molto bene le uova, come vedete, inizia a buttarle nella pentola, piano e giro veloce, perché il difficile della crema non è preparare questa, ecco, versare 4 uova nel latte. Il problema della crema, come anche della maionese, che impazzisce, cioè incomincia a formare tutti quei grumi. E come possiamo evitare di farla impazzire? Naturalmente, bisogna girare velocemente. Io non so se è una questione di fortuna. Qualcuno dice, a me sei sempre impazzita. A me un paio di volte, ma da qualche errore che avrò fatto durante la procedura, senz'altro. L'importante è che uno la gira sempre. Vedete, all'inizio è liquida completamente, sì. È solo latte. Poi quando uno comincia a vedere che la crema si rapprende, al momento speriamo che non succeda nulla, vedete, è chiara chiara, perché ancora vince il colore del latte. Ecco, il nostro benvenuto poi diventerà, ci suggerisce una ripresa più vicina per vedere proprio, ecco, la colorazione, ma anche al momento lo stato, diciamo, piuttosto liquido, come diceva Giuseppina, e poi magari si addensa. Sì, perché vedete, la frusta viene supulita. Poi, mentre noi giriamo, possiamo provare anche a mettere un po', ma non ne vale la pena, perché piano piano uno si accorge proprio mentre mescola che le fruste incominciano a trovare più resistenza nel liquido di fondo. E come ripeto, in 4-5 minuti, e per non farla impazzire, ecco, il seto. Se uno ha cominciato in senso orario, finire fino alla fine, girare in senso orario. Se qualcuno è iniziato in senso, ci stavo provando, in senso contrario, continuiamo in senso contrario. Dice che quello influisce, io il principio fisico non lo so, però l'esperienza dice questo. Senta Giuseppina, questo già abbiamo detto è un dolce, non un dolce mimosa, però magari pensando alla cena magari che può fare questa sera con le amiche, non lo so se uscirà, andrà direttamente in ristorante, però se dovessimo immaginare un menù, ecco, la torta mimosa sarebbe, costituirebbe il finale, prima che cosa suggerirebbe per questa serata dedicata alle donne? Che menù farebbe se avesse modo di preparare una cena? Alle donne piacciono gli antipastini, iniziare bene con qualcosa d'entrée, magari un salmone, io farei un menù a base di pesce, sarà che da noi si mangia così poco, però un menù, poi dei tortelli rosa magari, no? Preparati con la zucca, con le rape rosse, già potrebbe essere dei tortelli rosa. O dei tortelli rosa fatti con la barbabietola, altrimenti dei tortelli gialli che richiamano lo stesso colore della mimosa. E poi
Io farei un filetto al pepe verde, così abbiamo il giallo, il verde, i colori della mimosa. Terminiamo accompagnata la cena naturalmente da una buona bollicina, perché tanto a noi donne, che se ne dica, piacciono le bollicine. Anche cioè, quelle, io insomma, parlo vanno, per me. Vengono apprezzate sicuramente. Sì, sì. Ecco, come vedete si sta rapprendendo la crema. Posso far vedere anche... Ma la fiamma adesso come la sta tenendo? C'è una fiamma alta o comunque media? Bassa. Bassa. Sempre... No, no, sempre bassa, perché andrebbe fatta da regolamento, da disciplinare la crema, a bagnomaria va tenuta, da disciplinare, come diceva l'Artusi, grandi libri, ma questo in realtà noi dobbiamo fare veloci. Ebbene, noi abbiamo tempi un po' 5 minuti, Cinque minuti, ah, ma anche senza TV io faccio così, adesso la metteremo a freddare. Come vedete già ha cambiato colore, ecco, è molto più densa. Io faccio sempre la prova comunque o con un cucchiaio, vedete vengono giù le gocce molto più, prendo un cucchiaio, un cucchiaino, è un po' come per la besciamella, l'importante è che non deve bollire, perché se bolle, ecco, ritorniamo lo stesso al principio iniziale che impazzisce. Eccola, pronta. Pronta. Ecco, quindi prendo in pochi minuti la crema vedere. È realizzata e quindi dopo questo passaggio invece si torna anche al pan di Spagna. Come si procede poi? Ecco, vedete? Adesso io ho comperato questo, un pezzo di pan di Spagna. Lo tagliamo. Lo prepariamo, togliamo la parte esterna che è un po' più dura, poi lo divido a metà, ecco, ma non lo possiamo tagliare rotondo in base al recipiente che abbiamo sotto, ecco, e qui preparo quello che sarà poi la decorazione della mimosa, che io ricordo quando cominciavo a vederla nelle pasticcerie, perché quando eravamo piccoli noi non si conosceva, potevamo vederla su qualche giornale, su qualche rivista. Poi piano piano le pasticcerie, e io ho iniziato a farla durante il periodo, durante il Covid, perché se ricordate bene c'è stata la chiusura totale, mi sembra il 6, proprio l'8 marzo era già tutto chiuso. Allora dico, che facciamo? E eravamo tutti in casa, mi ricordo che ho fatto anche la base quella volta. Adesso preparo la bagna per bagnare la nostra base. Io uso sempre, come quando faccio la zuppa inglese, latte, perché non mi piacciono i sapori troppo, l'alcol non si deve sentire, e un po' di Arkhams. Però la potete bagnare anche con il cappuccino, Diverse soluzioni non sento per più. Poter... Sì, sì. No, io perché ecco. Prendo appunti, quindi commento ogni tanto, ma in realtà mi scrivo i passaggi. Ma poi la ricetta la mando insieme alla mimosa, non vi preoccupate. Bagniamo così. Se vogliamo fare prima, ecco, possiamo fare anche così e poi è buono fare anche la base, che è pan di Spagna, però quella sarà già un'altra ricetta, quindi... Poi vedete com'è bello il colore? Giallo, rosso. Beh, già invitante solo per quello, direi. Poi sarà sicuramente buona, sì, ma sì. Anche con i colori, certo. Insomma,
direi che è gradevole anche allo sguardo, è piacevole anche allo sguardo. Senta qui, Giuseppina, qui ieri per diverse città, in particolar modo per Gubbio, si è rinnovata una tradizione importante, quella del legata al Segamo la Vecchia. Ecco, lei l'ha preparata la sua vecchietta, l'ha rinnovata questa tradizione di metà quaresima? Io l'ho rinnovata mangiandola, però non l'ho preparata, perché quando siamo tutti in casa la faccio con la base della crostata, ma siccome ieri eravamo solo io e mio marito, l'ho presa direttamente. Ho preso quelle piccoline così, poi oggi ecco raddoppiamo, era troppo, due giorni, due feste così consecutive. Qui ho la crema già preparata, perché la crema si deve raffreddare. Io il segreto per farla raffreddare a volte la metto a bagno in un'altra ciotola, la pentola, con del ghiaccio, tiro fuori i ghiaccioli e così. E poi girare sempre, perché naturalmente si creano i grumi che non inficiano il sapore finale. Però sono brutti esteticamente, magari, anche certo, se noi li nascondiamo. Però io ho questa crema che ho preparato ieri sera, ecco, e la mettiamo sopra così. La spalmiamo bene. Ripeto, possiamo bagnare la, sia per i bambini, anche con uno sciroppo di frutta, uno sciroppo della frutta sciroppata. Possiamo mettere in mezzo anche delle pesche sciroppate. Quindi poi il condimento, anche quello della crema, è a piacere. Sì. Della base, sì, per la bagna. E adesso ecco, mettiamo sopra a pioggia. I cubetti di pan di Spagna che prima aveva già tagliato. Sì. E fanno l'effetto mimosa. Perché la torta mimosa è una ricetta vecchissima, non è che è nata adesso. Solo che nelle nostre pasticcerie, io non ricordo quando ero ragazzina di averla mai vista. Ecco. Possono fare anche delle mini porzioni. Io l'ho tagliata rettangolare perché mi resta più comodo, perché poi un pochino il sopra potrebbe sfaldarsi, no? Certo. Ecco. E una volta quindi sistemati anche i cubetti che avevamo tagliato prima, la nostra torta è pronta. È pronta. La facciamo raffreddare un po'. Questa è quella che ho preparato ieri sera, che è già pronta per essere gustata. Ecco, quindi ho aggiunto anche poi la componente ornamentale con i rametti di mimosa, ancora per suggerire la somiglianza, diciamo, la festa, così, del dolce alla pianta. Volendo possiamo aggiungere dei frutti di bosco sopra, adesso che si trovano delle fragoline. Per guarnirla due ulteriormente. Due acini di amarena, sì, perché cioccolato ce lo aggiungerebbe oppure che... no? Ma forse qualche cubettino piccolino per dare colore, oppure proprio tra la crema lo metterei, che Giuseppina, è una sorpresa quando lei... Sì, eccola. Mi dica. Senta Giuseppina, quando questa adesso mastica, una arriverà in redazione come sempre, quindi noi le sapremo dire se è certo, ben riuscita oppure no, sicuramente sì. Sì. L'altra se la godrà insieme alle amiche oppure si dedicherà alla famiglia anche questa sera? Ma tanto questa, le amiche, ognuno preparerà la sua. Questa intanto me la gusterò con mio marito. Ah, e stasera ecco, allora poi... Condivide. Stasera se ci sarà qualche figlio in presenza... Magari la nuora, che vorrà venire a trovare mio figlio, la possiamo gustare insieme. Perché e poi allora è aperta alla condivisione. Crema, sì, questa crema dovrà essere finita in qualche modo, no? Farò delle coppette sì, però.
Farò delle coppette questa volta. Giuseppina, noi la ringraziamo per questo bel dolce che ci ha preparato, direi che lo ha preparato a noi, ma lo ha preparato in realtà a tutte le signore, le ragazze che ci stanno seguendo, a cui ovviamente inviamo il nostro augurio per trascorrere una felice festa, una felice giornata delle donne. Grazie come sempre per la sua disponibilità, per averci aperto le porte della sua bella cucina. Noi ci vediamo prossimamente perché sono ancora tante le ricette che pronte, insomma, da preparare e da gustare. Grazie ancora Giuseppina. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, grazie anche a tutti voi che ci avete seguiti. Qui chiudiamo il caffè di TRG che torna in replica anche questa sera e poi mi raccomando dalle 19:30 la nostra fascia di informazione serale. A tutti voi un buon proseguimento di giornata, in particolar modo alle donne perché oggi è la loro festa. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, che l'amore che non c'era adesso c'è. Narari rai.